Dopo le voci che si rincorrevano ormai da diversi giorni, complice anche l'aumento giornaliero dei nuovi casi di contagio da Covid-19, sono entrate in vigore al termine del weekend di Ferragosto le nuove restrizioni emanate dal governo. Misure che impongono l'obbligo di utilizzo della mascherina dalle 18 alle 6 del mattino, all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici. Le stesse misure sospendono le attività di discoteche e sale da ballo fino al prossimo 7 settembre, dopo un fine settimana che ha visto assembramenti e regole anticontagio non rispettate su tutto il territorio nazionale. Assembramenti che anche sul nostro territorio non sono mancati e che hanno portato circa 5 locali a rischio sanzione e chiusura per 2 giorni. Sul caso è intervenuto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il quale ha lamentato nei confronti di diversi gestori la mancata osservanza delle indicazioni poste dall'ordinanza comunale. E allo stesso tempo controlli insufficienti e tardivi da parte delle forze dell'ordine. Sicuramente la responsabilità principale dei gestori, che sapevano che le feste erano vietate, li avevamo informati i giorni prima, conoscevano l'ordinanza e bastava che spegnessero la musica per far finire la bolgia. E non l'hanno fatto ed è molto grave, hanno tradito la nostra fiducia e come ho scritto anche oggi sui giornali. Dopodiché, non ho capito perché se non intervengo io e il prefetto in tardo pomeriggio non scattano i controlli e la polizia municipale, chi doveva fare i controlli insieme a loro, non hanno fatto spegnere la musica nel momento in cui si è visto che la musica aveva creato balli e danze. Bastava spegnere la musica, non avremmo avuto tutti questi problemi. Quindi ho chiesto una relazione al comandante della polizia municipale perché sicuramente qualcosa non ha funzionato e voglio capire di chi sono le responsabilità. Il governo ha preso esattamente le indicazioni che noi abbiamo preso con le ordinanze che abbiamo fatto per Ferragosto, identiche. Loro le hanno prese sulle discoteche, a Pesaro discoteche non ci sono e per noi il divertimento è sempre stato le feste in spiaggia, che io ho spinto moltissimo negli ultimi anni come elemento di vivacizzazione e di sicurezza stradale perché ha permesso a tanti giovani di non andare per forza in Romagna con la macchina rischiando la vita, muovendosi invece in biciclette per le spiagge pesaresi, ma quest'anno c'è il Covid e le feste non si possono fare, lo sapevano prima e l'ordinanza che abbiamo fatto ha rafforzato ulteriormente questo divieto. Ricci ha poi chiarito anche la diversità degli episodi che si sono registrati a Ferragosto rispetto all'ultima edizione della Notte delle Candele, la cui organizzazione ha ricevuto diverse critiche dai cittadini. La Notte delle Candele l'abbiamo fatta perché è una cena su 9 chilometri e si è svolto tutto regolarmente, in maniera disciplinata, solo uno stabilimento balneare, ci sono arrivate delle indicazioni che hanno esagerato, hanno fatto una festa in tarda serata e stiamo facendo le verifiche. E del resto l'ordinanza era identica per la Notte delle Candele per Ferragosto era semplicemente ampliata dalla mattina perché ovviamente le feste, la musica a Ferragosto si vive dalla mattina e non soltanto la sera. Tra i locali in cui si sono verificati gli assembramenti c'è anche il Maya Bay a Sottomonte, il cui titolare Cristian Angelini ha ammesso gli errori commessi nell'organizzazione del Ferragosto in spiaggia. Hanno cercato di essere almeno bravi fino a una certa ora, fino alle 5, 5 e mezza, ognuno è stato sotto il proprio ombrellone e diciamo a festeggiare il Ferragosto. Noi abbiamo messo un po' di musica e tutti erano molto molto bravi. Poi ovviamente considero io una novantina di ombrelloni, due o tre persone per ombrellone si sono avvicinati un pochettino alla ragazza che metteva sulla musica e da lì si sono creati un po' di assembramenti. Da un'angolazione verso la ciclabile o dal mare poteva sembrare che c'era una fiumana di gente, ma fondamentalmente era la gente della mia spiaggia che sì, ovviamente accumulati faceva 300-400 persone, un centinaio di ombrelloni, due o tre persone per ombrellone, più o meno la cifra è quella. Sono venuti i controlli alla sera intorno alle 8 e tre quarti e sono stati molto, molto tranquilli, mi hanno chiesto i documenti, mi hanno detto che non avevo rispettato le norme che ha detto il sindaco e quindi andrei incontro a sanzioni e ho letto nei giornali una probabile chiusura di 2 giorni, che sinceramente mi dispiacerebbe se accade, però io sono nuovo in questo ambiente, questo è il mio primo anno e ammetto di aver sbagliato e mi prendo, diciamo, tutto ciò che diciamo, mi spetta, diciamo, per pagare le mie colpe. Per me farmi chiudere 2 giorni in questa settimana o 10 giorni che sono tutti in ferie, per me è un danno, però ripeto, sono stato un po' leggerino, mettiamola così. La musica l'abbiamo messa, sicuramente abbiamo alzato un pochettino troppi volumi e abbiamo sbagliato, chiediamo scusa, ne pago le conseguenze, ecco tutto qua.